Con il numero 1 Chris Ever Treb, Roberto Vecchione per Holger Ehlert, il 2 Conte Prad, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, il 4 CSI LJ, Ciro De Cristofaro per Papa Franco, il 5 Crowning Kronos, Dario Battistini, il 6 Cittoz, Antonio Simeoli per Luigi Siddi, il 7 City Lux, Riccardo Pezzatini. Questo il campo dei partenti. metri allo stacco della macchina, cerca di cogliere avvio lanciato alla corda Chris Ever Treb, ma è meno veloce di Crowning Kronos e Cittoz, che lottano per il comando davanti a Conte Prade, che si getta di galoppo. L'errore del favorito imitato anche da CSI LJ, mentre Cittoz va in vantaggio su Crowning Kronos con lancio in 12.7. Cittoz leader su Crowning Kronos, molto più indietro Chris Ever Treb e City Lux, ad inseguire Conte Prad. Vistoso rallentamento del leader, si riavvicinano Chris Ever Treb e City Lux, mentre per Conte Prad, che si era ricongiunto, è scattata la squalifica, se non ho colto male ciò che è arrivato dall'altoparlante dell'ippodromo. Cittoz, che ora ha rallentato in maniera addirittura drastica, seguito sempre da Crowning Kronos, tende ad affacciarsi al largo dalla terza posizione Chris Ever Treb. Nel frattempo metà gara è di tutto riposo per il leader in 1-2-6. Chris Ever Treb che va al salchi di Crowning Kronos, cerca di seguirla City Lux. Chilometro in 1.18.2 per Cittoz, che ha potuto graduare a piacimento, viene ora parzialmente costretto a sveltire l'andatura da Chris Ever Treb, che in scia City Lux e in corda invece Crowning Kronos. Frazione ora in 14.9 con Cittoz che replica a Chris Ever Treb, City Lux che si affaccia in terza ruota senza spazio alla corda Crowning Kronos, 250 metri al traguardo, Cittoz che cerca di replicare a Chris Ever Treb, poi Crowning Kronos e City Lux con Chris Ever Treb che ora va più decisa all'attacco di Cittoz, poi Crowning Kronos, quindi City Lux nel finale, Cittoz che si difende bene da Chris Ever Treb, poi Crowning Kronos nel finale, Cittoz che tiene a bada Chris Ever Treb con gli ultimi 200 metri molto veloci, soprattutto il quarto finale in 28.2 per l'allievo di Luigi Siddi con Antonio Simeoli, che ha vinto la battaglia iniziale con Crowning Kronos, ha potuto graduare a piacimento fino al chilometro ma poi ha allungato molto bene nella fase finale, in particolare quarto finale in 28.2 per il figlio di Mago d'Amore e sul mio cronometro 2.1.7 come tempo finale, che significa media di 1.16.1, magari qualcosa meno, Chris Ever Treb che deve adeguarsi al posto d'onore davanti a Crowning Kronos. I numeri della prima di Capannelle sono 6-1-5, l'arrivo ovviamente è ufficioso e la linea che può andare allo studio.